Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova versione di Leggo i commenti, che sarà leggermente un po' più soft perché mi sono un po' stufato di registrare pernacchie e tutte queste cose che comunque vabbè, mi fanno perdere tempo perché io di tempo ne ho tanto, però comunque iniziamo. Iniziamo con un certo Alberto Lomartire. Alberto Lomartire mi scrive: ma Camper Jobs, ma adesso sei felice? Sì. Potevi fare la vita di sempre, lavoro sotto il tuo capo, stipendio, donna, famiglia. Adesso senza lavoro e senza stipendio e con Federica, la mano amica, stai peggio di prima. Alberto Lomartire, che dirti? Io sono felice, sono molto felice. Federica la usi anche te, stai sicuro? Perché quando, se ce l'hai la donna, perché a occhi croce uno che scrive una cosa del genere, mi dispiace deluderti, però io con la mia compagna andiamo bene e siamo talmente innamorati che per certe cose andiamo anche oltre. Quindi ti auguro di trovare una donna, se mai ne hai avuto una o se avrai la fortuna di trovarla. Andiamo avanti. Alessio Miglio mi scrive: ma fai bene a fumare in camper con una bambina che è tua figlia? C'è tua figlia in camper? La minorenne? No dai, non va bene. Sai che puzza lì dentro? No dai, guarda, adesso ti sbagli. Apro la finestra, comunque faccio circolare l'aria e in camper di puzza di fumo appena appena. Andiamo avanti. Tavaris da Svidania, un nome cirillico impronunciabile, mi scrive: che schifo. Poi guardo la sua foto e dico: ah, ho capito a cosa facevi riferimento. Andiamo avanti. Donny Bocco ha commentato: tua moglie non ti ha ancora mollato? Ma figlio, Donny Bocco, hai cominciato a commentare così 12 mesi fa, perché io ho 13 mesi col canale. Cavolo, ma cambia battuta, fai sempre le stesse battute, diventi noioso. Dai Donny, che magari, cioè, pian piano anche te farai qualcosa, vedrai. Ci vorrà tempo, ma ce la farai. Andiamo avanti. Erpinza ha commentato: cominci a scarseggiare di denaro e situazioni. Ho mai detto questo? Veramente? Dai, veramente? Mandami una mail su quello che vorresti vedere, Erpinza. Poi già volevo dire: oh, ma vai a fare meccanico, vai, dai. Andiamo avanti. Fiorello 68 Gaetano ha commentato: io penso che dovresti cambiare spacciatore. Cavolo, tu sei esperto, potresti indicarmene qualcuno, quello che frequenti te normalmente magari, però mi raccomando, che c'è buona qualità a prezzo e giustamente che non mi faccia spendere troppo. Poi magari me la provi te e poi mi dici ok. Grazie, molto gentile Fiorello, ciao. Freddy Fosca, sempre Freddy Fosca, ha commentato: se potevi pure pisciare veniva più saporita, in riferimento a un video dove facevo aglio e olio quasi in brodo. A Freddy, ragazzi, io vi invito ad andare a vedere il canale di questo pistolino di Freddy Fosca, che una volta mi insultò, non so, così mi dissero che voleva installarsi come hater in Camper Job, ma secondo me l'unica cosa che potresti installare è qualche neurone dall'orecchio. Prova in qualche modo, magari vai a comprare dei neuroni dal macellaio, anche di mucca, di maiale, comunque avresti sicuramente un miglioramento rispetto a come sei, e magari dall'orecchio entrano, o magari mandali dentro dal naso o ingoiali, fai qualcosa Freddy, perché così non c'è semo. Freddy, ancora Freddy Fosca, Rim Job. Sarà rincoglionito Job, è rincoglionito. Hai sbagliato Freddy, mi dispiace, ma qui te devo cazziao. Mi dispiace, te devo cazziao. Gatta fuffa, wow. Gatta fuffa, la falsa gatta fuffa, perché sicuramente la vera aveva un'altra icona. È passato un anno e sei messo peggio di prima. Ma sinceramente, boh, no, sono messo molto meglio. YouTube ha cominciato a pagarmi e mi paga nel modo giusto, anche onestamente, perché devo dire che ho parlato con altri che hanno iniziato qualche mese prima di me e non prendono gli stessi soldi che prendo io. E ti dico, ti sbagli, gatta fuffa, purtroppo per te
Lo so che giustamente sei una persona, perché non sei una donna, perché una donna non si mette a scrivere queste cose, difficile, difficile, se no sei proprio una sfigata, guarda che, non lo so, vai in convento, fai qualcosa, non si mette a scrivere queste cose, secondo la mia opinione personale. Comunque andiamo avanti. Ancora gatta fuffa, sei un fallito, eh? Piangiti addosso, non ti è rimasto più nulla. Porco cane, veramente gatta fuffa, e adesso come faccio? Fammi una donazione. Io non mi ho messo fuori PayPal, vieni lì il venerdì sera, vieni lì, mi fai una donazione di 20-30 mila euro, no? Perché tanto, voglio dire, se arrivi a fare questi commenti vuol dire che non c'è proprio niente da fare, quindi non fai niente nella tua vita. Magari potresti fare una cosa buona nella tua vita, mi regali 20-30 mila euro e io sono a posto. Andiamo avanti. Ancora gatta fuffa, ma sei ripetitiva però, ragazza. Ritieniti un fallito. Va bene, ragazzi, dichiaro oggi che io sono un fallito, l'ha detto gatta fuffa. Va bene, cara, io ti consiglio di farti degli amici, provare a fare qualcosa, leggi anche qualche libro, magari, non lo so, quelli sul pensiero positivo, cose così, magari riesci anche a scrivere qualcosa di intelligente ogni tanto. Andiamo avanti. Corb Nico, camper jobs, hai più haters che like. Oh, più haters che like, ma dov'è che l'ha visto questo che io non riesco a vedere? Io riesco a vedere un sacco di cose sul computer, ma non riesco a vedere questa cosa qua. Non lo so, Corb Nico, non lo so dove tu li abbia visti, comunque vabbè, ho guardato come quasi tutti gli altri, non hanno contenuti, quindi sono nick creati così al momento di bambini di 20, 40, 50, 70, 100 anni che vengono a giocare su Camper Job. E lasciamoli giocare. Andiamo avanti. Questo qui si chiama Max Way, ma secondo me è Massimo Tani, il mio amico Massimo Tani, che si è mascherato, cioè un troll che fa un altro nick troll, e ora sentirete quello che leggo, per poter scrivere un'altra cosa. Max Way scrive: chiapper iobeso, bella cacchio, cioè hai cercato in tutti i modi di scrivere camper job, però devo ammettere la fantasia, perché secondo me sei Massimo Tani. Devi smetterla di usare il nome camper. Vabbè. Vedi, purtroppo i personaggi come te mettono in cattiva luce tutti i veri camorristi, tra parentesi, mpe. È Massimo Tani, Massimo, grazie Massimo che sei tornato, via. Sono troppo contento, mi era simpatico sto hater. Chi come me è 30 anni che usano il camper, leggermente diversi dai vostri mezzi che come modalità di impiego, tu non mi sembri scemo. Stavi parlando con te stesso? Non lo so. Le fini sono orribili, due virgole. È Massimo Tani, guarda. Devo trovare la mail e vado a complimentarmi con Massimo Tani che ha fatto Max Way. Le fini sono orribili, con due virgole. Due virgole spazio, le fini sono orribili. Vivere sempre in camper ti porterà a un degrado, attenzione, ti porterà a un degrado dal quale non ti risolleverai. Punto, senza spazio. Trovati un lavoro, non stare 24 ore messo così. Ti stai facendo del male, ne ho visti troppi. Allora, io, Max Way o chiunque tu sia, io ti ringrazio, perché quello che hai scritto è molto, molto amichevole. Tra le varie scorrettezze ortografiche che mi fanno pensare che tu sia Massimo Tani. Però ti dico, ma perché non ti fai i beep tuoi? Io vivo molto bene in camper, vivo bene, mi sto organizzando e vado avanti sulla mia linea, non sulla linea di uno che come te probabilmente nella vita non ha mai incontrato una donna come quello di prima di Federica, e probabilmente ha dei grossi problemi di ortografia, altri problemi che magari non riesce a trovare amici, quindi si mette lì la sera, diventa uno scrittore e si mette a scrivere queste bippate su Camper Job. Andiamo avanti, grazie del commento Massimo Tani, Max Way, che secondo me è lui. Patricia Rios ha commentato: vai a lavorare, tua moglie è scappata dalla miseria. Ho visto che questa ragazza è spagnola. Oh, chica, io ti dico, para mí tú puedes empezar de trabajar en tu casa, como hacen muchas mujeres. Yo creo que tú puedes
pues, no creo que tú quieres pedir mucho, 5 euros, 10 euros, te pone en la cama y hace todo lo que quieres, ¿me entiendes, no? Adiós. Rendita digitale. Rendita digitale mi scrive: patetico ed effetti sonori video nel video che manco paperissima nel 1988. Tra l'altro, rendita digitale paperissima nell'88 aveva un ottimo audience, quindi mi sa che spero di non incrociare più un tuo video. Buona vita. Qui adesso fa il falso amico. Ho guardato rendita digitale e vi esorto a farlo, un canale banalissimo che ha fatto pochissimi amici e sicuramente visualizzazioni sono irrisorie, quindi immagino che sia capitato qui per sbaglio e abbia voluto un po' sfogare la sua rabbia. Io ti consiglio rendita digitale, vabbè, non sei stato offensivo, quindi non ti dico niente, però prova a guardare dentro te stesso se hai il coraggio e prova a cercare dove sbagli sul tuo canale. Non credo che riuscirai, perché vedendo i risultati, mi dispiace, ma penso che tu debba darti all'ippica. Vai a giocare i cavalli, ogni tanto qualcosa vincerai. Prova. Andiamo avanti e troviamo Venditaplex. Ma quello a sinistra è omosessuale? Si vede che stavo inquadrando qualcuno. Chiedo perché lo sembra abbastanza. Sembra una persona fantastica. Guarda, Venditaplex, io non frequento omosessuali. Ho avuto ragazze con cui uscivamo e c'erano anche coppie di gay, coppie di ragazze lesbiche, senza nessun problema. Cioè, io tratto le persone per quello che sono. Tratto le persone per la loro testa, non mi interessa il suo orientamento sessuale, non mi interessa, io sono etero, so di essere etero, mi ritengo una persona abbastanza coraggiosa, se fossi gay ve lo direi senza problemi, quindi ti dico, ti sbagli, non è omosessuale, comunque, ma il tuo commento non è il primo e boh, comunque potresti fare qualche commento un po' meno banale, perché questo qui sembra fatto da un undicenne che non va mai a scuola. Bene ragazzi, la rubrica si ferma qui, sperando che i nostri amici scrittori, vater, hater, troll, sfigati, chiamiamoli come volete, non ricomincino a fare questo genere di cose, perché comunque da soli si mettono in cattiva luce. Ne ho eliminati alcuni di commenti perché comunque erano semplicemente parolacce continue, quindi non volevo entrare nella volgarità. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Beh.